Quella in programma questa sera, a fischio d'inizio alle 20, è una partita che vale molto più del passaggio al prossimo turno di Coppa Italia di Serie C. Il Lanerossi Vicenza è chiamato a buttare acqua sul fuoco per spegnere la divampante contestazione accesa dai propri tifosi. La sconfitta di domenica per mano della Pro Vercelli ha dato il là ad una serie di malumori iniziati proprio sugli spalti. Sembra addirittura che alcuni tifosi abbiano urlato parole poco decenti nei confronti della proprietà, tanto da far intervenire gli uomini della sicurezza. A fine gara c'è stato un acceso faccia a faccia tra il direttore sportivo Federico Balzaretti, il direttore generale Paolo Bedin e una rappresentanza della tifoseria. Sembra che i tentativi di placare gli animi non siano andati a buon fine, tanto che nella serata del 1° novembre è stato esposto al Menti uno striscione che invita Balzaretti e Baldini a lasciare Vicenza. Una situazione che si aggrava di settimana in settimana, visto che il campionato ha già superato il 1° quarto di gare disputate. Non c'è più tempo per sperimentare nuove soluzioni tattiche o aspettare giocatori fuori condizioni. Bisogna dare un'identità chiara alla squadra e soprattutto schemi di gioco in grado di fronteggiare qualsiasi avversario, visto che sulla carta il Lane è la compagine da battere. Le 4 sconfitte subite finora sono tante, ma non compromettono di certo l'obiettivo finale, che rimane la vittoria del campionato. Insomma, con Baldini o senza Baldini c'è ancora tutto il tempo per raddrizzare una nave che sta andando fuori rotta. La vetta della classifica è a 5 punti, tutto può ancora succedere. Con 3 vittorie di fila i biancorossi potrebbero conquistare la vetta e ritrovare una serenità che finora ha pesato tanto.